Ingegner Bonometti, buongiorno. Stamattina lei ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione dei CFP, Centri di Formazione Professionale di CETO, dove la scuola si fa impresa e l'impresa si fa scuola. Cosa significa questo per lei? Innanzitutto era doverosa la presenza della sezione industriale di Brescia in una valle particolarmente dedita al lavoro e all'impresa. Il concetto di scuola come impresa e di impresa come scuola ritengo che sia più che di attualità. Oggi la scuola deve essere considerata come un'impresa, dove il risultato finale è la formazione attraverso la professionalità dei docenti di una classe di persone qualificate professionalmente, adeguate ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze dell'impresa. Dall'altra parte l'impresa diventa la scuola dove i giovani che si affacciano al mondo del lavoro muovono i primi passi e capiscono cosa sia veramente un'impresa, cosa sia un posto di lavoro, cosa si fa in un'azienda. Io ritengo che andando avanti sarà sempre più importante la collaborazione fra la scuola e l'impresa e fra l'impresa e la scuola, perché il futuro delle imprese e il futuro dei giovani passa attraverso questa condivisione, questa voglia di cambiamento e di adeguamento alle nuove professionalità, alle nuove esigenze della produzione, alle nuove esigenze del mercato. Quindi scuola e impresa uniti per cambiare si può? Sì, anzi si deve, proprio i fatti dimostrano che oggi è una necessità vitale sia per le imprese sia per la scuola. Io dico sempre che non c'è futuro senza impresa, ma non c'è futuro senza conoscenza, senza scienza, senza cultura, senza formazione e informazione. Per cui le due realtà sono strettamente collegate, ma dobbiamo fare uno sforzo comune, determinato, per cercare di avvicinare sempre di più il mondo del lavoro all'impresa e viceversa. La ringrazio.